Ciao a tutti, qui di nuovo Gaetano Martelli per un altro episodio sul canale di Loud Travelers dedicato al cibo. Quest'oggi stiamo andando a Teposlan e come prima tappa ci siamo fermati in un autogrill locale chiamato Le Tres Marias, dove ci sono tantissimi ristoranti diversi per mangiare. In questo momento ci troviamo al Taquitos Donna Sem, in questo posto dove fanno questa colazione chiamata Desayuno per strada, e abbiamo un po' di tutto, abbiamo dal maiale alle salsicce, alle torte con chilaquiles, ai tacos e tutto il resto. Adesso è arrivato il momento di farvi provare altro cibo messicano diverso da quello del primo episodio. Non dimenticate di guardare il video completo. Andiamo! Grazie, per quest'altra avventura oggi non sono da solo, ma sono in compagnia di quattro amici di nazionalità diverse: Messico, Spagna, Russia e due italiani, alla scoperta del miglior cibo dei mercati di Teposlan, il mio posto preferito qui in Messico, definito anche un pueblo magico. Questa persona che vedete a fianco a me è uno dei miei più cari amici, che è venuto direttamente dalla Cina qui in Messico, quindi oggi lo porterò alla scoperta del cibo di strada messicano. In realtà sono qui per caso, non so. Scherzo, che cabrone. Dimmi dove, quando, questa sera non arrivo in ritardo. Senza troppe parole, manda la posizione. Oh, dimmi dove, quando. Gaetano, este es mi dulce mexicano favorito. Tienes que probarlo. Assaggiamo, Che cos'è? Ah, Lucas. Alla fine è come se fosse un lecca lecca e all'interno c'è una polverina. Qui dovrebbe essere all'anguria. Ah, non si dovrebbe dire, ma è pessimo. Ha un sapore bruttissimo, è acido, è salato. Si sono appena addormentati. Pronti? 3, 2, 1. Ed eccoci ritornati a Teposlan, la mia città favorita qui in Messico. Fa un caldo assurdo, ci sono 32 gradi e c'è tanta di quella gente che è una cosa impressionante. Ci prendiamo un bel mojito da portare e qui c'è Dalo, mi ha appena detto di assaggiare cavallette però non le ha volute provare. Non ho avuto lo stomaco. Un po' di riso per te. Base della montagna, il Teposteco, che già ho scalato in precedenza, dove vediamo tutto questo cibo di strada, c'è tutto pesce fresco, guardate questi spiedini di shrimps, di gamberetti, come sono belli. Il cibo di strada in Messico, pensi, uno dei più buoni che abbia mai provato nei posti dove sono andato, a parte la Thailandia, perché la Thailandia ha lo street food più buono che esiste al mondo ed è proprio una cosa certificata. Finalmente siamo arrivati a destinazione per il nostro tour gastronomico. Siamo arrivati al mercato di Teposlan. Ha un casino assurdo in questo mercato. Ora stanno gli amici che fanno il rap. La cassa. Hola amigo, come sta? Bye. Everything right, bro. Bye. Hablo que con la dama que lleva la gran manzana. Cuidado que te puedo conectar. Cuidado, tengo abogado y los puedo demandar. No, no es cierto. Para que suene mejor, es la gorda de seguro cuando estuvo en Nueva York. ¿Cómo suena ese monstruo? ¿Lo que se trata? Allí mi amigo tiene varo y esta limpana es de plata. Checa, tengo. Siamo arrivati al mercato di Teposlan, dove potete trovare qualsiasi tipo di cibo volete sulla faccia della terra. Tutte le ricette tipiche messicane. Fa un caldo assurdo perché, come vedete alle mie spalle, hanno tutti quanti queste piastre bollenti. Fa un caldo, ci stanno tipo 32 gradi, ragazzi. Non si può stare qua, come vedete. Sto sudatissimo, veramente. E sono affamato perché è dalle 2 del pomeriggio che non mangio niente. Quindi andiamo ad assaggiare qualcosa. Chapulinas, such a cute name. You can try. Don't be. It was nice to meet you guys. It's not bad.
chapulines con limón y salsa verde, por favor. Fuerte. Te quitan, te ponen, te suben, te bajan, y a veces te lo dan. Así es la vida. Betabel o remolacha, ¿no? Remolacha. Io e José, gli unici due temerari, siamo venuti qui e assaggeremo l'armadillo. E oltre l'armadillo ci saranno una torta de comar, che sono delle torte vegane fatte con il cavolfiore, fatte con i peperoni, le zucchine, varie verdure, e assaggerò una fatta con jamaica, che è uno delle mie radici, dei miei frutti preferiti qui in Messico. José, what is this? Pumba. Per spiegarmi che animale fosse in italiano, mi ha detto: riconosci Timon e Pumba? Ho detto sì, certo, li conosco, è un cartone famoso. Ha detto: stiamo mangiando Pumba in questo momento. E dove andiamo? Stiamo assaggiando quest'armadillo. E adesso in una salsa super fritta. Quanto te devo? Con tutto questo olio, guardate qua. È la cosa più bella di questo posto. C'è una scritta qui che c'era scritto biscotti di CBD. CBD è l'estratto della marijuana, quello che ti fa rilassare, che è legale. Ho chiesto al tipo, ho detto: guarda, ma mica anche il THC per caso? Ho detto: certo, o i biscotti o i brownies o le torte. Ho detto: scusa, è anche una pastiera per caso con la marijuana? Però non ce l'aveva. Però dopo assaggeremo un biscotto, probabilmente, che non l'ho mai assaggiato in vita mia, e sarà la mia prima volta. Vediamo com'è. It's the first time in my life I try marijuana. Yeah? Nice. Good luck. Did you ever try? In questo momento siamo qui al mercato di Tepoztlán, dove ho assaggiato appena una carne di armadillo fantastica, un sapore assurdo, anche se un po' piena di nervi e grasso. In questo momento mi trovo qui con il nostro amico Arturo Rico, che è un grandissimo chef, guardate anche la sua presentazione. E adesso vi mostro una delle carni più particolari che hanno, la carne di serpente. Però, sì, claro, gracias. Questa è una vipera del deserto, invece questa è una vipera della montagna. Ragazzi, quale assaggeremo delle due? Si fa con acqua, cipolla, mezcal, si monta col guacamole e si mettono anche le chapulines all'interno. Però vi faccio vedere le chapulines che ha questo posto, è una cosa assurda. Questo è come un dolce, qui è una chapuline, sono una cavalletta enorme. Qual è questa salsa che tiene sta qui? Saltamonte. It's like this. And the sauce is like wow. Va a ser una explosión. Oh, va a ser una explosión de sabor. Sí, es una salsa de mandarino con della crema al THC con la cavalletta, è fenomenale, perché è una salsa dolce e salato che si mischia insieme ed è veramente un accostamento perfetto, ragazzi, buonissimo. Hasta la vista, hermano. Muchas gracias por todo. Gracias. Dopo il ristorante siamo venuti in questo negozio dove vendono tutti i prodotti a base di CBD, marijuana. Qui alle mie spalle c'è un frigorifero e abbiamo trovato questo brownies con il THC che dà un effetto un po' psichedelici. Visto che siamo in un pueblo magico, proviamolo e vediamo quali saranno gli effetti. So happy. Io e José, per la prima volta in vita nostra, stiamo provando un biscotto alla marijuana. Vedremo quale sarà l'effetto. Buono. Buono, buonissimo. Okay, so good.